Allora, eccoci di nuovo. Mi ero presentato anche prima. Sono Marco Brunerandelli, mi occupo dell'ufficio formazione per il gruppo italiano Raffaello Libri. Allora, questa mattina siamo andati in diretta con la nostra Cristina Barturi e quando abbiamo poi iniziato a verificare, a renderci conto che c'erano dei piccoli problemi dal punto di vista audio, abbiamo deciso comunque di continuare la diretta in modo tale che il server registrasse la vostra presenza e vi dico già che riceverete tutti l'attestato di partecipazione. Quindi una mail che vi daremo un link e arriverete anche con l'attestato di partecipazione, arriverà a tutti. Dopodiché abbiamo deciso di riproporre ex novo la diretta in modo tale che non ci fossero i problemi di audio, che fosse anche un piacere ascoltare le parole di Cristina che sono così belle, così delicate, così funzionali alla didattica nella scuola dell'infanzia, che abbiamo deciso di creare un prodotto che sia fruibile per tutti. Le slide l'avete già viste, sono una cosa eccezionale. Ora sentiamo Cristina e alla fine leggerò alcune delle domande che avevate mandato. Quindi, vediamo se Cristina è con noi. Ci sei, Cristina? Perfetto. Allora, un attimo perché io non ho l'audio. Vediamo un po'. È collegato l'audio qui? L'audio. Allora. Bene, Oh, perfetto. Ora ci sei. buongiorno a tutti, siamo, eccoci qua, ecco, ora siamo bene, ci sentiamo bene, bene. Bene, Grazie. allora. Ti lascio, ci vediamo alla fine per qualche domanda. Buona diretta, a fra poco. Bene, grazie Marco, grazie dell'invito di nuovo e grazie a tutti. E ora vedremo insieme diciamo, gli aspetti di questa giornata appunto legata al formativa legata al pensiero narrativo. Allora, mi premeva, diciamo, cominciare con un aspetto importante rispetto allo storytelling, allo sviluppo della creatività e dell'uso della pedagogia narrativa a scuola, perché si può cercare di sviluppare con molta più attenzione, una serie di aspetti che possono essere molto utili per favorire il bambino, nell'apprendimento di, competenze, importanti per l'intelligenza emotiva e il pensiero narrativo. Gli argomenti che andrò trattando sono quelli legati alla guida che appunto ho scritto di pedagogia narrativa a scuola, pubblicata recentissimamente dalla Raffaello, che tocca vari aspetti. Quindi oggi vedremo alcuni aspetti introduttivi della pedagogia narrativa e come questa può essere utilizzata per sviluppare le precompetenze di alfabetizzazione alla lettura dei bambini. Il pensiero narrativo, quali sono delle abilità e quali competenze narrative possono essere sviluppate in un modo più efficace in età evolutiva. Parleremo anche di pedagogia dell'ascolto, che è uno degli elementi cardine della pedagogia narrativa. Una piccola parte è anche dedicata alla creatività e alla fantasia e anche come gli aspetti, diciamo, emozionali possono essere importanti anche al centro della nostra riflessione. Vedremo anche qualche esperienza nel mio ambito lavorativo. Io sono pedagogista, faccio anche la bibliotecaria e da tanti anni mi occupo di letteratura per l'infanzia. Nella mia esperienza di lavoro ho avuto modo, diciamo, di incontrare tante letture diverse, anche tante scuole, e quindi osservare la reazione dei bambini di tutte le fasce d'età durante le letture, durante questi momenti insieme, anche dialogare con i tanti insegnanti a cui faccio formazione, incontro. Ogni giorno, ecco, mi ha fatto mettere a fuoco alcune esperienze, insomma, che volevo appunto condividere con voi. Il primo argomento che vorrei toccare riguardo a tutto il discorso sul pensiero narrativo è il legame che c'è tra la narrazione e la povertà educativa.
Le tristi statistiche ISTAT purtroppo ci danno la lettura, come ben sapete, a dei livelli molto bassi, e i bambini soprattutto sono quelli, diciamo, più penalizzati perché sono le persone che se non hanno qualcuno grande che li porta in biblioteca, in libreria, non hanno l'opportunità di accedere alla lettura se non hanno gli adulti che lo fanno per loro. Quindi è importante. Ho scritto per questo un articolo che potete trovare nel sito dell'ICVA, dell'Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi, di cui faccio parte, proprio scrivere dalla parte dell'infanzia, perché anche scrivere la scrittura è importante che sia fatta rispettando la dignità dei bambini, l'intelligenza dei bambini e abbia dei criteri anche qualitativi importanti. L'altro fronte, diciamo, di impegno mio personale è nell'UNICEF per i diritti dell'infanzia, in particolare il diritto di leggere. E ho scritto per UNICEF alcuni progetti nel programma Scuole Amiche. Uno di questi, lo vedete, si chiama Leggere i diritti attraverso immagini e parole. È un programma che potete scaricare da internet, dove ci sono tante schede, tante bibliografie, tante attività che potete fare utilizzando gli albi illustrati e parlare dei diritti dell'infanzia con i bambini. Quindi sono due elementi importanti. Una riflessione per iniziare la farei anche sulle ricerche che in questo ambito sono emerse, che ci dimostrano quanto la povertà appunto educativa è legata alle pratiche di lettura. Questa recente ricerca americana, Million World Gap, ci dice quanto i bambini, che è stata fatta sui bambini da 0 a 5 anni, analizzando quanti libri gli venivano letti in qualsiasi circostanza, a famiglia, a scuola, ai bambini. A 6 anni, che cosa succede? Se a un bambino gli è stato letto pochi libri oppure tanti libri, è stato misurato. E quindi hanno misurato le parole, proprio parola per parola hanno codificato. Quindi vedete che se non si legge mai ad un bambino, ha assorbito, diciamo, o conosce 4.660 parole quando arriva in prima elementare. Mentre se li leggiamo una o due volte alla settimana, già vedete il valore sale molto, siamo a 63.000. Se avviene da 3 a 5 volte la settimana, siamo a 169.000. Se li leggiamo ogni giorno, 296.000, fino ad arrivare quasi a 1,5 milioni di parole, se gli vengono letti 5 albi al giorno. Ora, considerate che questa è una situazione per cui può accadere a scuola che si legge in più momenti della giornata, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, dove questa pratica è molto diffusa, ma anche nella famiglia. Oppure potrebbero essere anche delle narrazioni, cioè non necessariamente delle letture da un albo, ma qualche adulto narrante, importante della famiglia, un genitore, una nonna, un nonno, uno zio, un fratello. Quindi più momenti i bambini sono sottoposti a queste a narrazioni, più svilupperanno questo bagaglio di parole. Capite che da 4.600 a 1,5 milioni è altro, è povertà educativa. Un'altra ricerca interessante che vi volevo far vedere è quest'altra ricerca che va a vedere il comportamento genitoriale. E sembra che la lettura condivisa, quindi l'elemento proprio della relazione del genitore che legge insieme al figlio, produca un abbassamento del livello di severità, cioè genitorialità meno dura la definiscono gli americani. Quindi è importante perché abbassa i livelli di aggressività sia dei genitori in risposta ai bisogni dei propri bambini, sia anche però nei bambini abbassa i livelli di aggressività. Quindi la pratica del leggere in famiglia è una pratica che funziona molto bene anche per migliorare le relazioni, la comprensione tra gli adulti e i bambini e viceversa. Quindi sproniamola ovviamente il più possibile.
Narrarsi, il libro silenzioso è invece una ricerca che ho condotto in 3 anni presso l'Università di Siena, nelle scuole primarie, con circa 400 bambini. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su delle immagini di Roberto Innocenti e queste sono state mostrate ai bambini senza parole, quindi in una sorta di silent book. E i bambini hanno prodotto delle narrazioni a partire dalle immagini che gli erano state date. E qui sono emersi degli aspetti molto interessanti, e quindi abbiamo analizzato le categorie, che tipi di osservazioni i bambini facevano, cioè chi faceva caso a cosa, perché c'era un bambino che faceva caso a una tendina della scena di una finestra, mentre un altro pensava alla relazione, per esempio, di tre personaggi, no? Oppure altri dettagli. Quindi sono emerse poi delle nuvole, le abbiamo chiamate le nuvole dei bambini, perché ci sono delle problematiche della società attuale che purtroppo emergono in queste narrazioni e i bambini le assorbono attraverso la televisione, attraverso la relazione con la famiglia, sentono, ascoltano ed emergono attraverso proprio le loro narrazioni. Altra ricerca che è stata fatta di recente, Leggere Forte, dall'Università di Perugia, sulla lettura ad alta voce, le pratiche proprio di lettura ad alta voce in classe e life skills fatta dagli adulti. Anche questo, insomma, sta dando dei risultati interessanti. Ecco, tutto questo è importante, quindi le narrazioni sono importanti per permettere al bambino di costruire le proprie competenze di prealfabetizzazione, che appunto si definiscono emergent literacy, quelle capacità che sono precedenti alla scrittura, alla lettura, ma che sono delle capacità di base utili per sviluppare poi successivamente le altre facoltà. Certo, cominciano da subito queste precompetenze, cioè da 0 mesi davvero. Quindi il bambino già da piccolissimo è in grado di cominciare a mettere, diciamo, in atto delle strategie narrative e quindi sono queste molto utili. Conoscerete bene, o insomma, conoscerete senz'altro il programma nazionale Nati per Leggere, promosso dal Centro della Salute per la Salute del Bambino, che coinvolge biblioteche, famiglie e pediatri. Questi scaffali, di questo programma Nati per Leggere, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i genitori alla lettura ad alta voce in famiglia, predispone, diciamo, degli angoli di lettura nelle biblioteche, negli ambulatori pediatrici, e incentiva le famiglie a leggerli, tanto che anche il pediatra, durante il bilancio di salute, l'associazione che aderisce al programma, dà ai genitori dei fascicoli su Nati per Leggere, che spiegano tutti i motivi importanti per la lettura ad alta voce. Si trovano anche online questi manifesti molto interessanti, anche da appendere nelle vostre strutture, per informare i genitori e avere anche i materiali dal sito web, potete scrivere loro, e la guida, che è molto interessante anche per tutti gli operatori nell'ambito educativo. È stato fatto un errore di fondo, che ci tenevo a sottolineare, tra narrazione e lettura, cioè spesso questa, diciamo, similitudine è stata un po' fraintesa, tant'è che io l'ho definito nel libro, appunto, La pedagogia narrativa, un errore pedagogico, perché l'errore pedagogico consiste nel fatto di pensare che la lettura sia solo una questione di decodifica, sia solo una questione strumentale, funzionale. Invece la lettura è un qualche cosa, e la comprensione della lettura è qualcosa di molto più profondo, e la narrazione è invece un termine molto più vasto che vorrei utilizzare, perché ha delle radici molto più indietro, diciamo, nella fascia di età evolutiva, e comincia dall'inizio. E l'altro errore, diciamo, pedagogico è il fatto che la scuola ha un po' imposto la lettura, soprattutto nelle fasce delle scuole primarie, diciamo, in poi.
Quasi Filippo Maria De Santis lo chiamò un dover leggere scolastico, che ha allontanato questo obbligo i bambini e i ragazzi dal piacere del leggere. E invece io vorrei proprio stare sul piacere del leggere, perché la narrazione è un'attività estremamente piacevole che comincia dalla prima infanzia e dovrebbe continuare anche successivamente. Quindi vediamo. Il pensiero narrativo in cosa, no? Consiste? Siamo qui per approfondire un attimo questo argomento che è il centro del nostro, diciamo, incontro. Il pensiero narrativo è una forma di organizzazione dell'esperienza. Serve a costruire il mondo. È una modalità di organizzazione naturale, intuitiva, e creativa. Perché agisce attraverso delle forme che sono molto umane di relazione, che sono quella del dialogo, delle relazioni, dei simboli, delle credenze, dei valori culturali. Quindi affonda le radici in una parte nostra, diciamo, più umana, no? Che ce la sentiamo più vicina. Jaron Bruner, che appunto è psicologo culturale, cognitivista, ha lavorato molto nell'ambito dell'educazione e le sue teorie proprio affondano l'idea, cioè si fondano sull'idea che la narrazione sia e la psicologia, quindi lo sviluppo cognitivo, sia molto legato anche alla cultura, alla narrazione. Lui dice proprio che la narrazione è il primo dispositivo interpretativo appunto per conoscere la realtà. Quindi l'aspetto, diciamo, interpretativo comincia subito. Fin dalle primissimi istanti di vita, no? E quindi il contesto ha un'influenza molto, molto forte e lo si deve a lui proprio la definizione di pensiero narrativo. Fortunatamente lui ha girato molto il mondo, anche in Italia è venuto tante volte e questo ci ha permesso di avere anche da noi i suoi studi e quindi di averli tradotti in importanti libri che hanno dato un contributo importante al dibattito. Un altro teorico del pensiero narrativo e dello sviluppo cognitivo legato alla cultura è senz'altro Lev Vygotsky. Tant'è che Brunner ha favorito, diciamo così, perché in un'epoca di censura anche del regime rivoluzionario sovietico, gli era impedito a Vygotsky di pubblicare, di portare avanti i suoi studi e quindi Brunner contribuì a far pubblicare la più importante sua opera, che è appunto Pensiero e linguaggio. Vygotsky, anche lui teorico dello sviluppo e dell'educazione, ci dice che lo sviluppo cognitivo è anch'esso legato al contesto e alle relazioni sociali. Il contesto culturale, ambientale, l'interazione che i bambini hanno con gli adulti sono di un'influenza forte anche rispetto ad altre cose. E coniò un termine che vi chiedo di prendere in considerazione, cioè di tenere bene a mente, lo conoscete, che è la zona di sviluppo prossimale, no? Che è quella che tutti i docenti, no? Conoscono, perché è l'ambito in cui un bambino può recepire le informazioni in un modo e può acquisirle in un modo molto attivo. È ovvio che la zona di sviluppo prossimale, come ci dice Vygotsky, è un range, quindi se stiamo troppo bassi, quindi divide, diciamo, la zona di sviluppo prossimale è un range che suddivide le cose che già sappiamo, quindi i saperi già posseduti, da quello che non sappiamo. Quindi, per essere, insomma, molto, per dirla in parole molto semplici. Quindi la zona all'interno è quella in cui ci troviamo ad agire, però non è che è tutta libera, dobbiamo un po' giocarcela, perché se stiamo troppo vicino a tutto quello che il bambino conosce, quindi stiamo lì, il bambino si annoierà perché le cose le conosce. Se siamo invece troppo oltre a quello che il bambino già, cioè, non conosce, quindi troppo lontano dalle cose anche che
che sa, e anche lì il bambino è disattento, non ci capisce. Quindi il nostro lavoro è quello di stare più vicino alla parte alta però di questa scala, quindi appena sopra la zona di sviluppo, la fine della zona di sviluppo prossimale, di modo che tutto sappiamo, ogni tanto ci agganciamo alle cose che già il bambino conosce, ma lo proiettiamo verso qualcosa di nuovo. Quindi noi dobbiamo essere leggermente sopra. Per quanto riguarda il linguaggio, anche il pensiero verbale, le teorie di Vygotsky sono state molto importanti perché allo sviluppo del linguaggio, anche lì l'interazione con l'ambiente, la cultura sono estremamente importanti e anche il pensiero verbale che quindi si interiorizza nel bambino e continua a lavorare perché quando c'è un'interiorizzazione del pensiero, poi il bambino continua a produrre dei pensieri, a produrre delle cognizioni, diciamo così, che lavorano anche se noi non le sentiamo, cioè anche se a livello di linguaggio non le esprimano. E Bruner, per farci capire, ecco, come funziona il pensiero, ce lo mette un po' in confronto al pensiero logico-scientifico, no? E ci dice, se il pensiero logico-scientifico è basato sulla logica, si applica a dei contesti fisici, naturali, è di tipo descrittivo, il pensiero narrativo invece non funziona attraverso schemi logici, ma norme culturali e valori sociali. Questo è importante perché per funzionare il pensiero narrativo agisce, diciamo, su due grandi linee che ora vedremo. Quindi, prima di tutto, il legame con la cultura, quindi valori, credenze, intenzioni, scopi. Pensate alle storie, no? Quanto sia importante l'intenzionalità dei personaggi, il contesto culturale in cui si svolge la storia. Coinvolge anche i desideri, le emozioni, le relazioni sociali. E quindi vediamo ora i due aspetti: schemi o script e narrazioni personali. Schemi e script è importante che ogni schema sia una cornice di senso. Sequenze di eventi di tipo generico, cioè danno vita a mappe cognitive. Per esempio, se scendete le scale, quello è uno schema, se guidate la macchina. Sono delle situazioni che si ripetono, che hanno delle caratteristiche comuni. Anche per esempio, se io dico supermercato e vi chiedo di dirmi delle parole legate al supermercato, quello è già uno schema, perché quando pensate al supermercato, cosa vi viene a mente? Carrello, spesa, cassa, banconi, no? Allora, vedete, questo è uno schema. Quindi i bambini si costruiscono nel tempo e si arricchiscono, e noi pure continuiamo a farlo per tutta la vita, questi schemi che servono per liberare la memoria a breve termine e avere la memoria più funzionale, quindi lasciarla libera per processare altre informazioni utili. Dall'altra parte ci sono le narrazioni personali che possono essere episodiche o specifiche. Pensate a un vostro ricordo d'infanzia, può essere un profumo, non è che avete un ricordo cronologico, ma vi potete ricordare un profumo, dei flashback di certe situazioni, delle emozioni, perché la memoria si codifica anche attraverso le emozioni, oppure i suoni, la musica. E quindi sono delle modalità diverse di codificare in modo narrativo, le informazioni. Su questo dei libri, per esempio, per quanto riguarda gli schemi, i libri classificatori sono tutti quei libri dove i bambini imparano, per esempio, a fare colazione, Pimpa che fa colazione, oppure una giornata al parco, tutto quello che riguarda la costruzione di routine, chiamiamole così.
Ma le routine possono riguardare anche altre cose, tipo questo bellissimo albo Buio non mi fai paura della collana ai palloncini. È molto bello perché all'interno c'è, non so se ce l'ho, eccolo qua, all'interno ci sono qui delle paure classiche dei bambini, che ci può essere, non so, la strega, il fantasma, il mostro, e l'aspetto anche qualitativo di un libro lo si può giudicare anche da alcuni aspetti che riguardano l'illustrazione e posso dire, i dettagli, ecco, anche nei testi. Qui in questo caso, per esempio, in questo Buio non mi fai paura, ci sono delle scene molto belline. Ora non so se riesco a farvele vedere. Per esempio, dove a un certo punto, non so se riuscite a vederlo, dove a un certo punto si vedono si intravedono, qui si intravede il mostro, di qua si intravede un fantasma, e da un'altra parte si intravede il cappello della strega oppure un altro pezzo, diciamo, di drago. E questo è importante perché il bambino vede quei dettagli. E solamente da dei dettagli, perché si intravedono, non li fanno vedere tutti insieme, se non dopo alla fine in una scena molto divertente, il bambino li processa come cose di cui lui può aver paura o ha paura, e quindi si vanno a costruire degli schemi. Mentre, non so, un libro sulla colazione fa vedere tanti, per esempio, tipi di colazione. Per questo anche leggere tanti libri a bambini, perché sulla colazione, per esempio, ce ne possono essere tanti. Quindi alcuni che fanno vedere una storiella, alcuni che invece fanno vedere il dettaglio delle tazzine. Mi ricordo di un libro molto bellino in cui si vedeva Le mie prime paroline, si intitola, dove si vedeva tutte le parole delle tazze, cioè tutte le tazze di forme diverse e tutti i modi per far colazione, che possono essere diversi, con biscotti, con il latte, con i cereali, eccetera. Questo aiuta ad arricchire lo schema in questo caso. Quindi sono dei passaggi importanti, mentre storie che iniziano e finiscono con degli episodi ricordano più le narrazioni personali. I mondi possibili. Anche questo è un altro concetto importante dello sviluppo del pensiero narrativo. I mondi possibili aiutano il pensiero a interpretare, no? A interpretare qualcosa. Cioè, quando parte l'interpretazione, parte un circolo ermeneutico e cominciamo a formulare le nostre ipotesi narrative. Per quanto riguarda anche la possibilità di fare delle ipotesi, di raccontare, di provare a ipotizzare, pensate a tutta la poetica e anche le riflessioni di Gianni Rodari. Ecco. Quindi ovviamente sulle ipotesi narrative ci sono tanti giochi, no? Dell'immagina se. Se te cambi un dettaglio, cambia tutta la storia, no? Se l'omino è di vetro, che cosa succede? Ecco, lì attivi lo schema del vetro, quindi si dovrà aver lavorato con il bambino per fargli acquisire, per quanto riguarda il vetro, le proprietà del vetro, per poi trasferirlo in una storia. Solo allora si potrà ovviamente proporre al bambino un esercizio di questo tipo, perché se lo schema narrativo non è costruito, così come per esempio delle fiabe classiche, mi riferisco proprio alle classiche fiabe, Tre Porcellini o varie che ci possono essere, Biancaneve o quello insomma che volete, sono delle fiabe, dei racconti che hanno delle caratteristiche schematiche. Quindi quando io parlo, ora vedete voi qui l'immagine, già vedendo questa immagine che c'è ora di Cenerentola, vedete che ci sono degli oggetti, delle cose che fanno parte dello schema di questa favola, di questa fiaba, che è appunto la carrozza, i topini oppure
vetro e così via. Quindi sono degli aspetti che vanno a codificarsi e anche le fiabe possono essere codificate. Per questo ovviamente lo sappiamo bene, voi lo sapete benissimo, che non si propongono mai le parodie o fiabe troppo diciamo modificate fino a che il bambino non ha acquisito la fiaba originale, perché altrimenti non sarebbe possibile anche per lui capirla e lavorarci. Quindi vediamo in che modo i bambini riescano a formularli questi concetti, no? E qui abbiamo, diciamo, tre livelli di concettualizzazione progressiva. Abbiamo un livello di sintesi, un livello di generalizzazione e un livello di astrazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un primo momento il bambino avrà delle caratteristiche, osserverà le caratteristiche più vistose degli oggetti, sarà colpito dalle somiglianze, da altre cose che lo circondano. Mentre invece quando diciamo, continuerà ad andare avanti, cioè non è che avviene solo per fasce d'età, sì, è vero che c'è un periodo di età di svolgimento di questi tre livelli, però è anche vero che il bambino acquisisce in modo sempre più raffinato quando una cosa la conosce, comincia a inserirla, diciamo, negli schemi, comincia a fare un processo di generalizzazione e quindi comincia a creare dei nessi concreti tra le somiglianze, comincia a riconoscere le categorie. Sta a noi ovviamente aiutarlo a tirarle fuori, cioè aiutarlo a mostrargliele, a fargliele vedere in modo più attivo, portando magari dei libri che aiutino i bambini a vedere che esistono delle categorie, per esempio, immagino sugli animali, per esempio, no? Ci sono anche dei libri molto interessanti che non si limitano solo a far vedere delle categorie specifiche di non so, generali, troppo generiche, ma anche delle categorie interessanti. Mi ricordo per esempio di un libro che fa vedere delle categorie in modo trasversale, li ordina per tipologie tipo i pungenti, i solitari, dove raduna tutti gli animali che vivono, amano vivere da soli oppure che hanno le spine in qualche modo. Quindi anche offrire queste modalità diverse di classificazione può aiutare i bambini a creare degli schemi narrativi più aperti anche alle inferenze che faranno poi anche successivamente. Il terzo livello, che è un altro livello importante, che è quello di astrazione, è la capacità appunto di pensare gli oggetti a cose anche in assenza, senza vederle concretamente. Ecco, questo lo sappiamo, insomma, quando sono molto piccoli, no? È l'invarianza percettiva che i bambini hanno paura quando gli facciamo il gioco di cucù, hanno paura che la mamma sia sparita davvero lì dietro, mentre invece quando si è sviluppata questa paura non c'è più, però ci si diverte molto a giocare anche con questi libri, con le finestrelle, no? Quando sono piccolini, proprio perché aiutano questo passaggio e aiutano anche a capire questi aspetti. Ovviamente non si può parlare di pensiero narrativo, credo, senza parlare di Rodari. Rodari è stato ed è fra l'altro uno dei miei autori, e senz'altro preferisco anche come scrittore per bambini, perché lui appunto diceva, allo stesso modo come Brunner parlava del pensiero narrativo, lui diceva che c'è una grammatica delle storie, cioè esiste una fantastica. Secondo Rodari, cioè, esiste una vera e propria struttura grammaticale di regole che sottostanno allo sviluppo non lo chiamava pensiero narrativo ancora, però che sta sotto nello sviluppo cognitivo. I bambini, diceva, andrebbero guidati per farle apprendere meglio, cioè vanno svelate queste regole, di modo che il loro cervello, che già comunque
in modo evolutivo le acquisisce e le vede, però sia favorito nell'acquisizione perché poi possano avere anche una maggiore padronanza. Lui, diciamo, li definì degli organizzatori logici, i concetti che i bambini apprendono con le narrazioni. Vediamo quindi quali questi possono essere, perché sono diverse. Quando leggiamo le storie ai bambini, senz'altro acquisiscano il concetto di tempo e la sequenzialità. Una storia che ha un inizio, una fine, c'è dei legami tra le scene, aiuta i bambini ad avere questa percezione del tempo che scorre. L'altra parte, un altro ingrediente è l'intenzionalità. Sono tutti ingredienti questi, no? Delle storie. L'intenzionalità dei personaggi. I personaggi hanno degli scopi, che si percepiscono attraverso quello che dicono o quello che fanno. Quindi si guardano i disegni, si sentono le parole, e si comincia a capire l'intenzionalità dei personaggi, e già questo è un primo momento di sviluppo e attenzione al linguaggio sociale, quindi alla dimensione della relazione. La sospensione del giudizio è un altro organizzatore interessante, perché quando leggiamo sospendiamo in un certo senso il giudizio, e quindi questa azione di distanziamento è molto utile per favorire il pensiero ipotetico-deduttivo. La violazione della canonicità. Nelle storie riusciamo a capire ciò che è ordinario da ciò che è straordinario, e quindi possiamo così capire ciò che la società si attende da noi, quello che invece ci si aspetta da noi. Io diffido un po' dei libri troppo pedagogici, quelli che ti dicono le regole per fare le cose e il bambino deve solo attenersi, diciamo. Preferisco una storia dove magari si infrange una regola, ci giochiamo un po' con quella regola, così che sia il bambino a fare quel passaggio intellettivo di riconoscimento della regola e adesione alla regola. Quindi questo è un atto, sembra una cosa secondaria, però nella scrittura è una forma anche di rispetto del bambino, perché si lascia quell'ultimo passo, lo si lascia fare a lui. Ecco, e quindi io credo molto nel valore di questi anche aspetti nella scrittura per bambini, nella qualità. Elementi della storia. In ogni storia c'è il protagonista, l'azione, uno strumento, uno scopo, un contesto. Quindi la storia è fatta da una serie di aspetti che si ripropongono. Quindi i bambini cominciano a vedere storia dopo storia che certe cose ci sono, in modalità diversa, però ci sono. Ho qui, per esempio, i prelibri di Munari, di Bruno Munari, che ci fanno vedere, ci mostrano questo bel progetto anche di lavoro, di analisi rispetto, per esempio, all'oggetto libro nella primissima infanzia. Un libro, questo è un libro, questo è un libro, questo è un libro e questo è un libro. Però, questo è un libro di legno, questo è un libro di stoffa, di spugna. Questo è un libro di plastica, questo è un libro di stoffa, però questo è un libro che ha dentro delle righe orizzontali, delle righe verticali, vedete? Questo è un libro che è vuoto, o c'è un buco, ci sono dei buchi, in fondo poi c'è un bottone, quasi, che il bambino da scoprire, che si può agganciare. Quindi vedete, e così via anche questi. In ognuno c'è il materiale, una sorpresa nel mezzo al libro da scoprire, che si può poi girare di qua o di là. Da qualsiasi parte te lo giri, il libro c'è. Qui vedete pure, ci sono dei concetti molto interessanti, come per esempio il buco. Si guarda dal buco della serratura, da un buchino, però poi si apre e si vede una forma con lo stesso buco che ricorda un occhio.
poi vedete, così via, ritorna il buco e così via, e poi c'è un'altra forma. Quindi all'interno del concetto libro c'è tanti modi di essere libero, ci sono tante sorprese perché i libri sono sorprese, quindi voi potete divertirvi a costruirli dei prelibri, questi erano sono i famosi prelibri di Munari, però potete anche pensare alle storie in questo senso. Quindi le storie sono come dei libri. All'interno di ogni storia ci sono degli elementi che i bambini acquisiscono, scoprono, trovando delle similitudini e anche delle cose diverse tra loro. Nelle narrazioni ci sono anche gli elementi della storia, che sono appunto, scusate, questo l'abbiamo detto, i ruoli sociali. I ruoli sociali sono ben evidenti nella relazione tra i personaggi e quindi anche queste dinamiche vengono apprese proprio con la morfologia della fiaba, analizzando appunto le fiabe della tradizione popolare russa, ha identificato 31 ingredienti di questi ruoli sociali, relazioni. E quindi nelle storie non ci sono mai tutti insieme, però ce ne sono diversi gruppettini e quindi i bambini, leggendo le storie, cominciano ad acquisire che anche qui ci sono degli aspetti, cioè c'è sempre un eroe, c'è sempre il momento della partenza dell'eroe, quindi alcune cose avvengono un po' sempre, no? Nella storia, c'è il ritorno a casa, ci può essere il legame sociale, tipo c'è una persona che tradisce, quindi il traditore, c'è invece l'aiutante magico, c'è tutta una serie di aspetti complessi che si trasferiscono, che sono delle narrazioni, ma si trasferiscono alle emozioni e alla vita sociale e quindi hanno una funzione educativa estremamente importante. Infine, il genere, che in qualche modo guida i contenuti. Quindi noi abbiamo dei generi narrativi che sono una sorta di schemi anche loro, perché un genere rosa porterà con sé delle parole chiave. Sono amore, fidanzamento, anello, sposo, no? Mentre un genere giallo ne porterà altri, no? Un genere avventuroso, ci sarà un'isola, ci sarà una scoperta, ci saranno delle prove, eccetera. Quindi vedete che si può lavorare anche con parole chiave con i bambini, per lavorare anche sui generi narrativi in età molto, molto precoce. C'è poi un altro aspetto che è più sempre di organizzatori logici, che però è un po' più legato all'organizzazione delle trame, cioè che in qualche modo le trame ne sono intessute. E cosa sono? Prima di tutto il bambino acquisisce li comincia a vedere questi oggetti narrativi, chiamiamoli oggetti narrativi, forse è più chiaro. La gentilità è un oggetto narrativo, cioè la capacità appunto di compiere delle azioni che possano trasformare il contesto in cui il personaggio, insomma, che agisce, è inserito. L'esistenza di binomi fantastici o la nascita di binomi fantastici. Io leggo una storia e vengono fuori due parole, come sapete il binomio fantastico, no? Rodari ci diceva che sono due parole che appartengono a due universi semantici molto lontani tra loro, che al momento che le metto insieme, queste mi generano creatività. Perché? Perché essendo così lontani, quando io vado a fare le inferenze tra gli schemi narrativi a cui queste parole, magari a universi narrativi a cui queste parole appartengono, devo per forza fare delle inferenze e devo per forza creare o pensare a qualcosa di nuovo che abbia dei legami, però devo metterci qualcosa di innovativo. Lo fece per esempio, il cane e l'armadio, no? Messi insieme. Cosa ci fa il cane nell'armadio, il cane sull'armadio, il cane dentro l'armadio? Quindi, anche mettendoci poi queste coniugazioni, diciamo, tra le parole, si può cominciare a ipotizzare, quindi torno all'ipotesi narrativa, delle storie diverse. Quindi, i binomi fantastici sono è una metodologia anche di Rodari, descritta nella grammatica della fantasia, che potete utilizzare anche con gli oggetti, per
per esempio per i bambini che ancora non sanno leggere. Anche gli oggetti possono darci dei binomi fantastici molto interessanti. Ci sono poi sempre nel contesto di aspetti che i bambini percepiscono i processi di metamorfosi. La storia è diversa dall'inizio alla fine, non può essere mai la stessa cosa. E la produzione simbolica che troviamo nelle storie, quindi le storie si alimentano, e le regole sociali e della comunicazione. Quindi vedete che sono degli aspetti importanti. Quindi potremmo dire a questo punto che le storie sono degli esercizi di problem solving, aiutano i bambini ad allenarsi a risolvere problemi. Pensate che ogni storia ha una situazione problematica. C'è l'esistenza del male o la pericolosità, per cui anche a prendere coscienza dell'esistenza del male, il valore delle fiabe, è anche molto su questo aspetto. Cioè il bambino prende coscienza del male in una modalità protetta, mentre il genitore gli legge la storia, mentre voi adulti a scuola gliela leggete, quindi è tranquillo, riesce ad affrontare quell'orrido, quella cosa che lo fa soffrire, no? Quella situazione in cui si immagina, perché la sua mente sta immaginando. Però è importante perché solo immaginandosi il male lo si può combattere, lo si può imparare a riconoscere. Quindi, togliendo dalle fiabe, edulcorando la parte, diciamo, brutta, come purtroppo alcuni, in tempi ovviamente recenti, hanno fatto, è molto negativo per i bambini, perché gli toglie degli strumenti di riconoscimento del male. Ecco, non vuol dire che a bambini molto piccoli si debba leggere una cosa che gli faccia paura, anche il modo in cui si legge, no? Le parole che si usano, l'atmosfera si possono modulare a seconda della fascia di età, però sono delle cose importanti. Quindi abbiamo la situazione problematica, l'esistenza del male e la pericolosità, il varco della soglia, che è il momento in cui un protagonista decide di varcare la soglia, prende una decisione di intraprendere l'avventura, e questo avviene in quasi tutte le favole, insomma, le fiabe di un certo, insomma, di una certa complessità. La sconfitta temporanea, non sempre l'eroe ce la fa subito, anzi, la maggioranza delle volte cade più volte, no? Prima di rialzarsi. Pensate al Signore degli Anelli, quando Frodo si trova in cima alla montagna, che diciamo è molto tentato da tenersi quell'anello al dito, quindi questo elemento della tentazione. Di non fare del bene e continuare per proprio egoismo c'è nelle fiabe, è riportata molte volte, però poi alla fine lancia, no? Quindi lì è il momento di varco della soglia vero, cioè la grotta, la parte più profonda della decisione. Decide e quindi la storia va avanti con una possibile caduta, che può essere dovuta proprio a questa decisione, però è una caduta per cui dopo ci si rialza e si riesce con difficoltà e prove ad arrivare a una conclusione di solito, insomma, positiva. Quindi poi anche qui c'è tutto un processo di metamorfosi perché una nuova avventura è pronta per ricominciare con una nuova consapevolezza. Ecco, quindi per ogni bambino che legge una storia è come se fosse una nuova avventura e un nuovo strumento per poter ricominciare una nuova storia. Ci sono poi degli aspetti su cui Brunner insisteva molto, che riguardavano il pensiero narrativo, si concentra molto anche sulla ricerca di significato e la ricerca di senso. Questo diciamo noi esseri umani per tutta la nostra vita, e quindi questa cosa comincia da subito quando si nasce, la ricerca di senso, la ricerca di significato, quindi cerchiamo di trovare delle similitudini, di trovare delle associazioni, di trovare delle cose che per noi siano significative. Quando è significativa una cosa per noi? Quando è legata ad altre cose che conosciamo, e più questa cosa ha legami con
tante altre cose che conosciamo e in qualche modo riesce anche ad unirle, più sentiamo che abbiamo trovato un senso, no? Un senso alla nostra vita, un senso al lavoro che svolgiamo tutti i giorni, un senso a quello che stiamo facendo. Quindi il nostro intento è quello di legare questi significati ai nostri vissuti personali, alle nostre emozioni. Quindi sono delle vere e proprie strategie narrative per superare difficoltà quotidiane e, insomma, disagi emotivi. E qui, se la narrazione è, diciamo, un po' tutto questo, il bambino non solo deve ascoltare la narrazione, ma dovrà anche, no? Manifestarla e la manifesta. Quindi, questo, diciamo, è un elemento estremamente importante per noi insegnanti, insomma, per noi che lavoriamo con i bambini, ma anche per le famiglie. È la pedagogia dell'ascolto, l'ascolto del rinarrato del bambino, perché dentro la sua rinarrazione ci sono dei segnali, degli elementi che lui ci vuole in qualche modo far sapere, che attengono alla sua interpretazione, all'analisi di alcuni dettagli, alla significatività che lui attribuisce in modo del tutto personale. Quindi, quando leggete delle storie ai vostri bambini, cerchiamo di ascoltarli in un modo molto attivo, in questo senso, osservando soprattutto. Quindi vedete come l'approccio euristico, diciamo, del movimento di cooperazione educativa portato avanti da loro, che dice appunto ascoltiamo le parole dei bambini, bellissimo questo libro di Franco Lorenzoni, I bambini ci guardano, dove ci dice dalle loro parole possiamo continuare con le spiegazioni, possiamo far emergere e ampliare concetti riformulando le parole dei bambini. Questo riutilizzare le parole dei bambini riformulando dà dignità ai singoli bambini che intervengono nelle discussioni, e si incentivano un po' tutti così a partecipare. Questo aspetto della dignità della parola è, in un momento di esercizio, diciamo, del bambino, di paura, di timore, di sbagliare, è veramente importante che lo possiamo, diciamo, fare. Quindi, diciamo, andando un po' a conclusione, ora vi faccio vedere alcune aspetti diciamo importanti, alcuni aspetti diciamo pratici di attività pratiche. Possiamo dire che parlare è una forma del pensare. Come ci diceva Andrea Smorti in un bellissimo libro che si chiama Raccontare per capire. Lui ci dice che il parlare è una forma del pensare, cioè non è solo l'ascolto, l'ascolto produce elaborazione, connessione con i propri pensieri e ricordi, mentre il parlare è una forma di raggiungimento di una nuova consapevolezza. Quando parliamo, ci ascoltiamo, ci parliamo un po' anche per noi stessi, ecco. Quindi, mentre parliamo, pensiamo. Quindi, ci sono anche tanti bambini che parlano più di altri, parlano tanto, tanto. Ecco, è una forma di pensare, di mettere a posto, di incasellare le cose, di dirsele per sentire come tornano il nostro sé narrativo, come diceva sempre Smorti, ma anche la costruzione del proprio sé autobiografico, no? Come diceva Duccio Demetrio quando parlava di costruzione autobiografica, no? Di costruzione del sé. Ci costruiamo come fossimo un sé, diciamo, narrante. Concludo una piccola parte aggiungendo alcune cose che riguardano la fantasia e la creatività, perché la fantasia è un mondo, come dice Rodari, straordinariamente ricco e stupidamente emarginato, soprattutto dalla scuola, ma anche dalla vita familiare. Non sempre i bambini vengono, diciamo, apprezzati per l'uso della loro fantasia, che invece è una fonte di conoscenza veramente importante.
soprattutto per il pensiero narrativo. Vi leggo solo questa doppia, diciamo, definizione: per lodare immaginazione e fantasia si assomigliano, mentre in passato alcune differenze erano state fatte da Hegel o da altri, però mi piaceva questa sua definizione. Fantasia si costruisce sul reale con il reale, quindi con le cose reali. La fantasticheria invece dal reale, dice, evade a gambe levate. Ecco, quindi sono pensieri che evadono totalmente dalla realtà. Ma se io applico una cosa reale e la faccio diventare un po' fantastica, diciamo, quella è una fantasia perché comunque attinge dalla realtà quotidiana, ecco, del bambino. Quindi il ruolo del gioco su questo è fondamentale. Ecco, qui Vygotsky, riguardo a queste definizioni, de descrive l'immaginazione come modo di operare della mente umana. Tutti, dice, hanno attitudine alla creatività. C'è proprio una funzione creatrice dell'immaginazione. Quindi il gioco è una sorta di rielaborazione creatrice di esperienze vissute. Rodari, per esempio, aveva fatto un gioco molto interessante, cioè lui osservava i suoi bambini mentre giocavano. C'è questo brano scritto sempre nella grammatica della fantasia, dove si annota proprio su un taccuino i dialoghi dei bambini. Uno strumento che io vi consiglio di fare, che anche nell'approccio del movimento di cooperazione educativa è consigliato, di prendere nota delle narrazioni. Lui aveva osservato, per esempio, questo gioco in pineta tra questi due bambini, Giorgio e Roberta, che usavano spesso l'imperfetto quando entravano in una situazione di gioco indietro nel tempo o in un contesto comunque al di fuori di dove erano in quel momento. Quindi l'uso dell'imperfetto, vedi, facciamo che eravamo, è già una soglia che ci dice che il bambino sta attivando una narrazione. Giorgio cade dalla scatola di cartone perché stavano facendo questo gioco con le scatole di cartone. A un certo punto Roberta ride e dice: si scatenava il mare, usa l'imperfetto quindi per utilizzare l'errore che il bambino aveva fatto in modo creativo, lo utilizza, interpretandolo nella logica del gioco. Quindi vedete che qui c'è tutto un lavoro di simbolizzazione, di relazione anche tra i due persone, tra due bambini che giocano. Le pine diventano polli. Rodari pensava che questo può avvenire anche per la lettera P, per cui se ci sono delle assonanze anche allitterazione delle assonanze di parola, quell'oggetto si può trasformare in un altro oggetto che può essere funzionale al gioco a livello simbolico, però è stato ispirato dal fatto che c'è un'associazione con la P, che ha creato un'associazione nello schema narrativo, perché tutte le parole che iniziano con la P comunque vanno a costruire a sua volta degli schemi narrativi. Quindi vedete che il nostro cervello attinge tanto, no? E cosa avviene quindi durante il gioco? Avviene proprio questo, vi dicevo, la selezione verbale, l'esperienza, l'inconscio, la simbolizzazione degli oggetti, le trasformazioni, gli andirivieni di significati. Ecco, come ci dice Umberto Eco riguardo alla lettura, no? Quando leggiamo abbiamo questo andirivieni. E si intrecciano giochi su forme, significati e l'area linguistica, appunto, i significanti. Quindi vedete, è un'attività molto produttiva. Quindi dice, chi è creativo per Rodari? È creativa una mente sempre al lavoro, sempre a far domande, a scoprire problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti, a suo agio nelle situazioni fluide, nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, capace di giudizi autonomi e indipendenti, che rifiuta il codificato, che rimanipola gli oggetti e concetti senza lasciarsi inibire dai conformismi. Tutte queste qualità si manifestano nel processo creativo, che è sempre un processo giocoso. Quindi a questo punto io vi farei vedere alcune immagini,
tratte, diciamo, da delle esperienze narrative fatte durante, ve le faccio vedere solo alcune, ovviamente, vi rimando ad approfondire il libro La pedagogia narrativa a scuola, perché all'interno lì ho, in modo particolare, ho affrontato alcune metodologie di approfondimento per realizzare delle attività a scuola, tipo quella sulle scatole narrative che sono tutte descritte con delle fasi di lavoro molto interessanti. Per esempio, i libri della buonanotte, che sono un allestimento che può essere fatto dalla scuola e per favorire i genitori che prendono i libri e li portano a casa e li leggono ai loro bambini. E queste sono le scatole narrative, a partire da una storia, si lavora sulla storia con i bambini e poi si realizzano anche insieme ai bambini degli oggetti che poi ci serviranno per animare la storia e per renderla in qualche modo favorire quei processi di astrazione, favorire quei processi classificatori, quegli elementi di cui insomma, abbiamo parlato durante l'incontro. Vedete, questo è un classico della letteratura, Guzzino, De Leoni, come si possono usare anche dei materiali di riciclo, dei materiali poveri. Però hanno una sorpresa solo il fatto di essere una scatola e poi sono state fatte delle rappresentazioni per i bambini tipo teatrino avevano fatto quindi poi ogni gruppo docente con i gruppi dei bambini realizzano poi si possono realizzare delle storie inventate con i bambini oppure dei classici questa era Biancaneve e i sette nani vedete che qui già un richiamo della mela già ci dice no? Tanto della storia, i sette nani possono essere fatti con dei bottoni, oppure altri personaggi possono essere richiamati, la strega semplicemente con lo specchio, perché anche quello diventa un elemento dello schema della fiaba, e quindi sono degli aspetti importanti. Si possono fare dei progetti di costruzione del libro per la continuità educativa. Quindi unire questi elementi di narrazione e ritrasporli in forme diverse di disegno, di collage, tutte le forme artistiche che possono in qualche modo far lavorare i bambini e lasciargli quel filo conduttore con la storia e il libro, che in questo caso diventa uno sfondo integratore che si può usare anche per tutto l'anno a scuola. E poi ci sono i giochi narrativi veri e propri, quelli che si fanno insieme, quindi dalle filastrocche, il movimento dove si lavora sulle sonorità, le assonanze, le somiglianze, ai giocattoli che possono diventare personaggi. Una cesta di giocattoli può diventare una cesta delle storie. Piaget addirittura faceva dei suoi primi esperimenti, erano proprio facendo mettere a posto i giocattoli ai bambini e aiutarli a riordinarli in categorie. E quindi questo aiutava i processi di categorizzazione, per esempio. L'uso delle marionette, Rodari ci parla del burattino maestro, del maestro Bonanno, che è stata un'esperienza bellissima, poi legata anche a Mariano Dolci, che ha coordinato il laboratorio di teatro animazione di Gianni Rodari a Reggio Emilia. Ma che cosa si è visto? Si è visto che i bambini, per esempio, quando sono molto piccoli, se gli chiediamo una cosa direttamente, si vergognano, stanno chiusi, non parlano, può succedere. Attraverso il pupazzo, cioè se voi parlate attraverso il pupazzo e glielo fate chiedere al pupazzo, il bambino, si trova più agevolmente in condizione di rispondere. Sinceramente, anche utilizzando anche un altro pupazzo, volendo, facendogli mettere a lui un altro pupazzo. Questo perché c'è proprio un'operazione di transfer molto interessante, di protezione attraverso, sempre che ovviamente non usate un pupazzo troppo importante, tipo non potreste usare un pupazzo re, meglio usare un pupazzo secondario, diciamo, che non possa incutere, no, in qualche modo al bambino anche in quel senso. Quindi vedete anche l'uso dei burattini, il kamishibai, che sono appunto delle storie narrate attraverso delle tavole molto grandi, molto interessanti, dove si possono fare tantissimi laboratori, probabilmente si faranno anche degli approfondimenti futuri su questo argomento.
E poi tutto quello che sono le tecniche rotariane, che possono anche nei bambini che non hanno attività di scrittura, diciamo, attiva, cioè nel senso, la scrittura, poi la pre-alfabetizzazione c'è già, quindi però si può lavorare comunque con gli oggetti o con i disegni e quindi le catene di parole, i binomi fantastico, esercizi per allenarsi con la logica, come vi dicevo prima, il fatto che si possano utilizzare insomma, si parte del vetro, bisognerà vedere le caratteristiche del vetro, se si parla della plastica, della stoffa, poi si può pensare a creare delle storie. E poi ovviamente ce ne sono tantissime altre, potete tutti i tipi di fiabe che si possono vedere ovviamente quando il bambino ha già acquisito la fiaba originale e le potete vedere nella grammatica della fantasia e lavorare anche con delle piccole carte di prop fatte da bambini, con dei piccoli disegni, anche queste possono essere molto belline per fare delle storie orali. Facciamole le storie orali perché non solo io dico nella scuola dell'infanzia, ma anche dopo, perché si perde quello che invece è la dimensione del pensiero narrativo orale, che è molto importante. C'è poi un'ultima cosa, e qui poi chiudo, con i giochi simbolici che potete fare con le ceste di oggetti. Ecco, e il quotidiano può avere tante, tante risorse. Quindi io chiuderei, a questo punto sono andata anche un pochino più avanti per darvi insomma ulteriori punti. Se ci sono delle domande, Marco, non so se ti eri delle domande che avevano fatto, posso vedere ora, non abbiamo molto tempo, però dimmi. Allora, innanzitutto abbiamo fatto proprio bene a registrare da capo perché incanti quanto parli, Cristina. È veramente un piacere incredibile ascoltarti. Mi dispiaceva, infatti. Allora, dico una cosa perché poi nella presentazione mica si era sentita. Cristina è una pedagogista, innanzitutto, è una scrittrice affermata di libri per l'infanzia e di guide, si spende da sempre per il diritto a leggere dei bimbi, dei ragazzi, ed è una bibliotecaria, quindi di libri ne sa. Detto ciò, andiamo a leggere qualche domanda perché quelle più interessanti le avevo segnate. Vado? Sì, dicevo che grazie anche diciamo, al colloquio continuo con tanti insegnanti che ho nel mio lavoro anche, perché questa è una parte importante per me, questo confronto con loro, con le metodologie che usiamo è veramente importante, con i genitori. Apriamo le cuffie e andiamo. Mi senti bene? Sì. Marilena, durante la lettura di un album illustrato, capita che il bambino chieda una spiegazione o voglia esprimere una sua riflessione. Bisogna subito dare risposta alla sua richiesta interrompendo la lettura del clima che si era creato in aula o gli si può chiedere di posticipare la domanda riflessione? Allora, innanzitutto non si può far finta di niente, quindi il bambino merita comunque attenzione perché è comunque intervenuto, quindi bisogna un attimo farsi vedere che l'abbiamo colto. Magari dipende dalla domanda, cioè se è una cosa che si può dare una risposta abbastanza immediata, no? Lo si può anche fare subito. Buona logica, se è più complessa, ovviamente magari si dice è vero, magari ora questa cosa, appena abbiamo finito la storia, ne riparliamo un attimo e la riprendete alla fine. Potrebbe essere buona cosa magari chiedere ai bambini quando si legge la storia, dice: bambini, ascoltiamo un attimo la storia, cerchiamo di stare in silenzio e poi vediamo se è il caso, magari, no, se è il caso non glielo diciamo, cioè la rileggiamo, la riguardiamo un'altra volta e vediamo insieme. Però poi dipende anche dall'età, se i bambini sono molto piccoli, dipende dal gruppo, se sono molto grandi, non c'è una regola fissa di atteggiamento da fare, cioè ci vuole un po' di buon senso rispetto alla richiesta del bambino, comunque non va esclusa la richiesta, cioè non bisogna far finta di niente, ecco. Anzi, riprendere poi quella cosa che il bambino ha notato è utile. A volte può anche essere utile per la storia, perché se io prendo quella cosa che lui ha detto, la ritrasformo e la inserisco nella storia. Dice: è vero, questa è una mela come la mela che ha portato oggi Andrea.
Ecco, e poi vado avanti nella storia. Quindi se io riesco a prendere quello che dice il bambino, a inserirlo nella storia e andare avanti, io faccio vedere al bambino che l'ho incluso e quindi il bambino si sente apprezzato e anche gli altri acquisiscono delle cose in più. Non so Bene. se ho risposto. Daniela, quindi una narrazione inadatta che supera la zona di sviluppo prossimale può essere controproducente? Allora, se è troppo alta la zona di sviluppo prossimale, cioè significa che è oltre la zona di sviluppo potenziale, ma parecchio oltre, sì, perché il bambino non riesce ad acquisire, diciamo, quelle informazioni, non riesce a processarle perché non ha abbastanza agganci a quello che sa già. Noi, come dice Vygotsky, bisognerebbe posizionarsi appena sopra la zona di sviluppo prossimale, cioè la fine, quindi all'inizio della zona di sviluppo potenziale, quindi quella in cui il bambino conosce una parte di cose e poi altre non le conosce, però siccome ne conosce tipo tre quarti, ecco, quel quarto riesce a integrarlo bene rispetto all'altro che possiede. Quindi è questo gioco che bisogna fare. Certo, in una classe non è facile perché capisco che avendo 20 bambini, per esempio, di fasce d'età poi insomma abbastanza piccole, non è facile perché avremo dei bambini che hanno una capacità già sviluppata, mentre altri non ce l'hanno. Quindi noi dobbiamo fare delle cose di modo che quel gruppo non s'annoi e l'altro capisca. Quindi dobbiamo fare un po' delle cose che sono un po' una via di mezzo, però non ci si può tarare troppo sull'uno o sull'altro, perché altrimenti si rischia questa doppia cosa. Meglio riuscire a lavorare con dei gruppetti, per esempio, o comunque non separarli, perché alternarsi è sempre bene, perché gli uni imparano dagli altri, ecco. No? Poi le sensibilità sono diverse, magari un bambino parla meno rispetto a un altro, però c'ha delle sensibilità sue che devono essere valorizzate e hanno un potenziale cognitivo che merita e è giusto condividerlo con gli altri. Bene, allora Cinzia si chiede, anzi ci dice, credo tantissimo nella forza della narrazione, nello sviluppo globale del bambino. Proprio per questo ho cercato se ci fossero corsi di formazione per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, senza grande successo. Cortesemente, mi potrebbe dare delle valide indicazioni? Ne abbiamo? Sì, ci sono. Allora, intanto, per esempio, potete scaricare il programma che vi ho citato di UNICEF, I diritti narrati tra immagini e parole, nel sito nazionale di UNICEF andate, unicef.it/scuole, perché all'interno ci sono delle schede e all'inizio ci sono anche rivolte alla scuola dell'infanzia specifiche. E all'inizio, nella parte metodologica dell'introduzione, ho inserito una serie di riferimenti, di approfondimenti per i docenti sulle metodologie per promuovere il pensiero narrativo e la lettura, che vi danno dei riferimenti interessanti, delle risorse web dove potete andare a vedere perché nelle risorse di letteratura per l'infanzia, nei blog, nelle riviste tipo qui io Liber, non so ora se si vede bene, è una rivista dedicata alla letteratura per l'infanzia molto bella, c'è Andersen, il Pepe Verde, oltre a esserci dei materiali per voi molto utili di approfondimento, ci sono anche dei segnalati dei blog e dei luoghi dove andare per scaricare, diciamo, le informazioni. Poi io continuo a fare i miei webinar, quindi se vedete il mio profilo Facebook potete andare a vedere quelli che faccio, diciamo, in giro e che a volte posto perché riposto anche quelli che fanno altri, perché nel mio settore di letteratura per ragazzi magari ho delle colleghe interessate, insegnanti anche ad altre cose le segnalo. Quindi, senz'altro, utilizzate queste risorse, i blog e questi corsi, credo che possano essere utili, ecco, per dare Certo. degli spunti operativi. Allora, mi è piaciuto molto che hai mostrato, no, tirato sulla rivista. Lo facciamo insieme perché c'era una domanda di Paola che mi chiedeva, io ho risposto già, saprei cosa consigliarla. Se mi può consigliare una lettura per i bimbi che hanno paura del buio, di addormentarsi da soli.
Allora, eccola, tu tiri sul tuo, io tiro su invece questo che ti ha visto. Questo è la guida che ha scritto la Cristina per noi, che è fantastica. Ma invece quello che sta facendo vedere lei mi piace da morire perché eccolo. Questo è buio, non mi fai paura. È quello appunto che si diceva prima, che si vedono gli elementi della paura che scompaiono, cioè che appaiono, si intravedono e poi il bambino li scopre in un percorso narrativo fino ad arrivare proprio a un momento finale. Però quello che poi ovviamente non c'è stato tempo di parlarne qui, non possiamo ovviamente aprire, ma anche la ricchezza dei dettagli che sono presenti nelle illustrazioni anche di qualità, sono degli aspetti estremamente importanti, perché questi suscitano nei bambini dei pensieri, dei legami, delle connessioni, delle classificazioni, e questo per esempio attraversa tutte le stanze della casa, per cui l'albo illustrato in questo caso non è solo sul buio, sulla paura del buio, ma va a toccare tante connessioni con altre realtà del bambino. Allora, prima di leggerti l'ultima domanda seria, della collana appunto i palloncini, ti posso dire che nella mia enorme ignoranza e grettezza da zio ho regalato Non piangere Zebrino, perché lo Quello trovo può. fantastico e l'ho regalato esattamente al nipote juventino proprio dopo che la Juventus aveva perso, quindi stiamo lì, no? Ci ho legato questa bassezza di pensiero in una cosa più profonda. Però Non piangere Zebrino è bellissimo. Scusa, se ti do. Questo che hai citato è molto interessante perché ha al suo interno un pupazzo che il bambino si porta. Allora, Non piangere Zebrino racconta di questo bambino che piange perché non vuole andare a scuola, no? Quindi la paura dell'abbandono della mamma a scuola. E la cosa interessante è che c'è questo pupazzo, non so se si vede, che appare in tutte le scene, quindi questo rappresenta un po' l'oggetto transizionale, no? Di attaccamento. Ed è il bambino che rassicura per tutto il viaggio, diciamo, della storia il pupazzo. Quindi c'è questo, diciamo, tormentone, tra virgolette, molto divertente, che dice: te devi rimanere qui, hai capito? E gli dice: perché poi ritorno? Questa frase, perché poi ritorno, quindi il bambino si lava i denti, si alza, poi comincia ad andare a scuola, cioè va prima di partire, gli dice a questo pupazzo: poi io ritorno, ed è un po', poi si vedono le scene con quest'altro, diciamo, quando lui è a scuola, quindi il momento che Delizioso. mangia, il momento che dorme e così via, fino al momento, diciamo, finale del ritrovo. Questo è importante perché è il messaggio che la mamma vuol dare al bambino, però, come si diceva prima, non usiamo dei testi troppo pedagogici, perché qui glielo faccio, è il bambino che rassicura il pupazzino, che gli dice: stai tranquillo perché poi ritorno. Ecco, e non c'è la scena della mamma che dice: stai tranquillo perché poi ritorno. Quindi è un far fare un saltino, diciamo, di intelligenza al bambino e di approfondimento cognitivo che è, secondo me, molto intelligente, molto, molto bellino. Assolutamente delizioso. Ti leggo l'ultima domanda di Daniela. Difficile. No, dai, questa è semplice. Ce ne ho cercate diverse che per mettere in difficoltà, ma non ce la faccio. Sembra che tu le cose le sappia davvero, è incredibile. Sembra. Allora, senti a me. I tre livelli di concettualizzazione progressiva di Vygotsky corrispondono indicativamente all'età dei bambini? Allora, non necessariamente, nel senso sì, per quanto riguarda alcuni aspetti, alcuni processi di evolutivi, no? Il momento dell'astrazione, cioè, è il momento in cui anche cioè, si è sviluppata quella competenza percettiva, cioè il bambino che, come dicevo prima, che sparisce, no? Cioè, la mamma che sparisce dietro al cucù e il bambino si mette a piangere, vuol dire che il bambino ancora non ha sviluppato, no? La concezione di sapere che la mamma esiste lo stesso dietro diciamo, alle mani, no? Quindi ha a che fare anche
anche con l'età evolutiva, nelle fasi d'età molto molto piccoli, però poi questi processi si attivano e per ogni diciamo, elemento della narrazione che il bambino acquisisce si sviluppano e continuano a svilupparsi poi tutte e tre, quindi all'inizio di una cosa nuova, per esempio il bambino, anche quando ha già la capacità di astrazione, però all'inizio se vede una cosa che non ha mai visto, ovviamente all'inizio guarda le cose più dei dettagli superficiali, no? Particolari, poi piano piano comincia a fare delle connessioni più profonde, il secondo livello, fino ad avere poi l'idea che quell'oggetto continuerà a esistere anche quando lui non lo vede. Ecco, quindi c'è queste modalità che sono insomma narrative. Bellissimo. Allora, siamo andati un pochino lunghi, ma ci tenevamo veramente molto. Cristina, è un piacere ascoltarti, davvero. Ti ringrazio a nome della casa editrice, a nome dei colleghi che ti hanno ascoltato e di tutti gli insegnanti che sentiranno questa tua registrazione. Io già ti invito per la riapertura dell'anno scolastico di fare un webinar dei benvenuti. Vedremo in che modo, in che forma, che temi. Quindi ecco, seguiteci perché ormai Cristina la teniamo e non ce la lasciamo più. Va Va bene? bene. Io ti ringrazio, ringrazio tutti voi che mi avete seguito stamattina, che ora che Era un po' rivedrete di tentativi, bene. il webinar, e vi ringrazio ancora. Grazie, ciao, a Arrivederci. presto. Buongiorno, arrivederci.